Buon pomeriggio, benvenuti a questo nuovo incontro di Costruire il Futuro, un incontro che ha due facce. Da un lato cercheremo di capire come si evolve dal punto di vista dell'età e della salute la nostra società e dall'altro lato cercheremo di capire questa società più anziana, che prospettive ha, come funzionerà, quali problemi pone, ma anche quali risorse ci può offrire, perché sicuramente ci sono anche delle risorse nell'esperienza, nella cultura di chi ha visto delle epoche passate diverse da quelle che ci aspettano. Allora, innanzitutto, benvenuti a voi, benvenuto a Piero Angela che sicuramente ci sta seguendo sullo streaming e a tutti gli altri che sono in questo momento collegati con l'Aula Magna del Politecnico di Torino. Ho tra le mani un libro di Brown, Una vita senza fine, punto interrogativo, sottotitolo Invecchiamento, morte, immortalità. Dell'immortalità parla da umorista quale era Jonathan Swift, che nei viaggi di Gulliver, che forse molti di voi hanno letto, scrive: di tanto in tanto nascevo un bambino con un neo rosso sulla fronte, proprio sopra il sopracciglio. E questo segno indicava che non sarebbe morto mai. Però che cosa succedeva di queste persone? Dopo aver scoperto di essere immortali, tutti questi erano molto contenti, ma arrivata la terza età, quella che noi chiamiamo la terza età, diventavano testardi, noiosi, avidi, bisbetici, vacui, ciarlieri, incapaci di intrecciare amicizie, immuni da ogni forma di affetto. E questa è l'immagine che ci consegna Swift, che naturalmente non era tenero, insomma la sua più che ironia era satira, naturalmente. Beh, andiamo incontro a questo, non lo so se andiamo incontro a questo, quello che è sicuro è che l'aspettativa di vita si è quasi raddoppiata negli ultimi 100-150 anni e di questo parliamo adesso subito con il professor Roberto Bernabei e subito dopo con il professor Giuseppe De Rita. Uno studioso, un clinico, un ricercatore geriatra e un sociologo, il più noto in Italia. Vi dirò soltanto, per quelli che non lo sapessero, che da 50 anni il Censis, diretto da De Rita, presieduto adesso da De Rita, fotografa la situazione della società italiana. Roberto Bernabei, che ringrazio moltissimo di essere qui, è presidente di Italia Longeva. Italia Longeva è una rete nazionale di ricerca sull'invecchiamento e sulla longevità attiva. Attenzione a questo aggettivo, longevità attiva. Dirige il polo invecchiamento del Policlinico Gemelli ed è ordinario di medicina interna e geriatrica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Coordina molti studi sullo studio di molecole che sono interessanti per curare malattie dell'anziano, immagino malattie neurodegenerative per esempio e altre ancora. E fa parte del comitato di presidenza del Consiglio Superiore di Sanità, è visiting professor alla Brown University negli Stati Uniti. Ha diretto programmi di ricerca europei insieme con altri 10-11 paesi dell'Unione Europea, è autore di molti libri, di 250 lavori scientifici, tutti pubblicati naturalmente su riviste, con referi, riviste internazionali di alto livello. E al professor Bernabei chiediamo di raccontarci come si è allungata la nostra vita, quali prospettive ci sono di ulteriore allungamento, anche se mi sembra che negli ultimissimi 2 anni ci sia stata un po' una battuta di arresto di questa tendenza, e poi come cambia la società con queste persone e tenga conto che io faccio parte di quella zona di età. Quanti anni ha? Ben 73. portati, peraltro, no? Allora, vediamo un po' di affrontare. Chi qui il più vecchio in aula ci avrà 22, 23 anni? Quindi dice: ma l'invecchiamento a me che me ne frega. Vediamo se riesco a allamarvi e a farvene invece interessare, perché di fatto, per esempio, la longevità, e soprattutto una longevità in buona salute, quindi una longevità divertente, ve la cominciate a guadagnare da adesso, non quando avete 50 o 60 anni. E adesso, se fate un certo tipo di cose, le vedremo, magari quelle che hanno un impatto, vi guadagnate una buona longevità. Se invece non ve la guadagnate,
vi fate una vecchiaia lunga, perché è prevista comunque una vecchiaia lunga, ma in cattiva salute, disabili, e come leggeva lui, allora a quel punto irosi, accidiosi, cattivi. Quindi cerco di convincervi che vale la pena cominciare a lavorare. Questa è la prima diapositiva solo per farvi vedere questi numeri qui, che sono dell'Italia. L'Italia, per chi non lo sapesse, è il paese più vecchio del mondo insieme col Giappone. Perché il dato è fornito dal fatto che abbiamo un'aspettativa di vita alta, ormai sono 85 anni per le donne, 81 anni per gli uomini, oggi un bambino che nasce oggi è candidato ad arrivare ai 100 anni. Poi vediamo se continua, ma comunque questo dato, insieme al fatto che non facciamo figli, questo è un altro record che abbiamo, vedete, siamo il paese più a destra di tutti, perché abbiamo 1.3, ben sotto alla soglia di riproducibilità, gli italiani si estingueranno, continuando con questi numeri, abbiamo il record di denatalità insieme alla alta aspettativa di vita, questo fa sì che ormai sfondiamo quasi il 25% di ultra 65 anni in questo paese. 25%, cioè uno su quattro di ultra 65 anni, ci fa leader e ci fa recordman insieme appunto al Giappone. È un record che continueremo, perché la demografia ormai è una scienza esatta, per cui è molto facile fare i calcoli, e andremo avanti se non intervengono fatti veramente epocali, come quello di ricominciare a far figli. Guardate come continua a scendere il numero di nati, mentre invece il numero di morti è superiore, quindi il saldo è un saldo negativo. Comunque questo ci fa un paese molto vecchio, appunto recordman, e fa sì che succedano tutta una serie di cose che vorrei cominciare a vedere con voi. Intanto questa è la tradizionale piramide dell'età all'inizio del secolo scorso, vedete una base molto larga, nascevano un sacco di bambini e ovviamente qui c'erano poca roba, pochi vecchi. Questo al 2001, guardate come si sta evolvendo, questo è una transizione europea per cui andremo a finire in questo modo, probabilmente per l'Italia, se continua così, la piramide è rovesciata, con una base molto stretta e un apice molto largo, perché non nascendo bambini e continuando tutti a invecchiare, è evidente che la piramide si rovescia. Questo è successo in termini rapidissimi, tanto a far dire a qualcuno che il signor Darwin e l'evoluzionismo è sbagliato. Cioè, un fenomeno come questo, epocale, enorme, che avvenga in così tempi rapidi, smentisce l'evoluzionismo, che ha bisogno di tempi evidentemente molto lunghi per piano piano fare i piselli gialli, arancioni, eccetera. Questo è il dato generale che appunto implica il fatto che curiosamente, ma questo succede abbastanza nel nostro paese, quando c'è da fare delle operazioni di programma, di organizzazione, è lì che casca l'asino, no? Perché questa è una diapositiva, vedete, del 2004, cioè ormai quasi 20 anni fa, insomma 15 anni fa, una diapositiva che diceva: guardate signori, state attenti, perché nel 2020, cioè domattina, ormai ci siamo arrivati, l'aumento, la classe di età che aumenta percentualmente in modo più importante è quella degli ultra 85 anni. Se me lo dici nel 2004, dal 2004 al 2018, io penserei di fare qualche cosa per questi ultra 85 anni. Per esempio, qualche servizio di assistenza domiciliare, no? Se c'ho qualche milione di ultra 85 anni, è verosimile che molti di loro non stiano benissimo. E allora, se non ho questi servizi di assistenza domiciliare, che succede? Come avete sentito, per esempio, quest'inverno,
quando c'è il picco dell'influenza, i pronto soccorsi vengono invasi dai nostri amici ultra 85 anni che, siccome nessuno nel 2004 ha cominciato a pensare a un po' di assistenza domiciliare, eccoli lì che dov'hanno? Vanno in pronto soccorso, che è l'unico posto dove uno identifica una possibilità di aiuto. Ecco, vedete a cosa può servire una programmazione, perché le cose non accadano e non ti scoppino in mano. Se non c'è questo tipo di attitudine, la longevità, ma lo dirà molto meglio, credo, di me il professor De Rita, la longevità è un casino terrificante. Questa è una delle cose, quindi vedete come i numeri ci avrebbero dovuto far consigliare una riflessione, una riorganizzazione, una ripianificazione. Noi abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale. Il Servizio Sanitario Nazionale permette di lavorare perché è posseduto dallo Stato, ma anche lì il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Anche lì c'è in nuce con la regionalizzazione, il famoso titolo quinto, no? Il fatto che poi i servizi sanitari regionali siano, i servizi sanitari nazionali siano splittati in tanti servizi regionali, fa sì che, vedremo, ci sono delle curiosissime difformità nel paese. Certo è che questo è il dato, e vedete, al 2051, quando voi sarete in piena attività lavorativa, vista l'età che avete, vedete il numero spaventoso di ultra 85 anni, perché questo è quello che ci dice la demografia. Sto cercando di darvi il quadro di cornice, perché almeno la vostra generazione, a questo punto, visto che l'avete saputo, non potrete esimervi dal cominciare a organizzare le cose in modo diverso, visto che la generazione precedente non l'ha fatto. Questa era la famiglia contadina, la famiglia del 600, due nonni, li vedete qui schierati, la madre, cinque figli, gli animali guardano fuori, sta arrivando il capofamiglia. Oggi il capofamiglia non esiste, ma certamente non esistono i cinque figli, i due nonni vedremo altro che esistono, però questo è il dato fondamentale. Non nascendo più figli a questo punto, e avendoci questa aspettativa di vita, detta così sembra abbastanza neutra come informazione, ma se andate a vedere quello che ci dice l'Istat sulla composizione della famiglia in Italia, perlomeno da Grosseto in su, vedete una cosa che insomma un po' di impressione a me la fa, e credo e mi auguro che la faccia anche a voi. Questa è la famiglia da Grosseto in su: un figlio, un nonno, un babbo e una mamma, quattro nonni e due bisnonne. Due bisnonne perché ovviamente la longevità è femmina, no? L'ho detto prima. Ma una roba del genere regge? Questo ragazzotto qui ce la farà? Bah. Poi figuratevi se oggi vanno di moda, no, le famiglie allargate. Quindi figuratevi se c'è un fidanzato, una fidanzata, una nuova moglie, un nuovo marito. Tutta questa roba qui verosimilmente, reggendo su questo ragazzotto qua, io non so che fine farà. Però questo è il dato. E se non cominciate voi a fare figli, questo non solo rimane, ma peggiora. Avete sentito sul fare figli, subito ci sono dei mormorii di disapprovazione o comunque di commento. Amici, poi alla fine il fai da te qualche volta è più efficace. Fai da te nel fare figli, naturalmente. Questa è quindi la situazione della società italiana, perlomeno da Grosseto in su, dicevo, ma anche il sud si sta equiparando, e gli immigrati, che erano una forma di controbattere l'invecchiamento, perché l'immigrato è evidentemente giovane, come sempre succede, si adegua subito ai ritmi, agli usi e costumi del posto dove va, e quindi anche gli immigrati hanno smesso praticamente di fare figli. È un po' come i giapponesi che si trasferivano alle Hawaii o in California, si trasferivano senza
la malattia aterosclerotica perché avevano un'alimentazione che non provocava la malattia aterosclerotica e quindi l'infarto, tutto quel tipo di conseguenze, appena trasmigrati negli Stati Uniti, immediatamente si facevano anche loro le coronarie tappate e tutti i problemi conseguenti, perché è quello che succede fatalmente nel fenomeno dell'immigrazione, nel bene e nel male. L'altra cosa, queste sono le 258 città con il maggior numero di ultra 75 anni, tra le 10 recordmen, credo che siano 7, 6 o 7 sono italiane. Questo vuol dire un mucchio di cose, ma certamente vuol dire che, sì, dicevo, io e lui c'ha 73 anni, io sono abbastanza vicino, non ve lo dico quanti ce n'ho, ma siamo vecchietti, quindi siamo molto intelligenti, molto saggi, siamo colti, siamo pieni di idee straordinarie perché le abbiamo accumulate nel tempo, ma non abbiamo più un muscolo, perché caratteristica dell'invecchiamento è la cosiddetta sarcopenia, cioè la diminuzione della massa magra, dei muscoli. E allora per cambiare il mondo o per uscire dalla recessione c'è bisogno sì della saggezza sua maturata in 73 anni di lavoro, di giornalista, eccetera, ma c'è bisogno anche della, quella a Roma la chiamano la pagnotta, no? il muscolo, perché c'è bisogno di quel tipo di contributo anche per costruire, per essere fattivi, non solo creativi ma anche costruttivi. E se sono questi i numeri, certamente abbiamo dei problemi anche qui. E l'idea della recessione mi fa pensare che un po' di muscoli gli farebbero molto bene, anche a questa dicono che siamo un po' fuori, boh, non so bene, me ne intendo poco, ma certamente se ci fossero un pochino di muscoli in più sarei più tranquillo. Ma ritorniamo sempre allo stesso problema. Allora, cosa succede? Continuerà questo fenomeno del progressivo invecchiamento? Lui prima diceva che negli ultimi 2 anni c'è stato un arresto. Tenete presente che negli ultimi 35 anni noi abbiamo guadagnato come aspettativa di vita 3 mesi l'anno. Era come se vivessimo 15 mesi invece di 12, perché guadagnavamo aspettativa di vita. Questo ha fatto sì che molti pensassero che questo trend è un trend infinito, che va avanti, per cui arriveremo a 120, 140, 200, qualcuno dice 1000 anni, addirittura un famoso genetista inglese, D'Aubray, sostiene che arriveremo a 1000 anni facendo tutta una serie di operazioni, eccetera. Io dico una cosa, vedete come questa è una diapositiva statunitense che dice che sono nettamente aumentati i supercentenari, quelli cioè che raggiungono i 110 anni. Io vi do il dato italiano, all'inizio del Novecento c'erano 47 centenari in Italia, oggi 2017-2018 sono 17.000, quindi un numero rispettabile, che vuol dire che in giro per il mondo ci sono svariate centinaia di migliaia di centenari. Se erano 47 nel primo del Novecento e sono oggi 17.000, vi rendete conto di che sbalzo c'è stato, perché la popolazione più o meno è rimasta, i numeri sono rimasti più o meno invariati. Però sapete quanti sono i supercentenari nel nostro paese? 13. Allora, se ho 17.000 centenari, mi aspetterei svariate centinaia di supercentenari. Siccome non ci sono, questo mi fa pensare che la macchina uomo è costruita per arrivare ai 100, e probabilmente molti di voi ci arriveranno, ma non di più, perché sennò avrei svariate centinaia di supercentenari. E non è previsto, anche se ogni tanto arrivano le notizie più o meno scientifiche di scoperte mirabolanti o di tecniche o di procedure, l'ultima è la restrizione calorica, per esempio. Prima era andata molto in voga la teoria dei radicali liberi, dell'ossidazione, quindi tutto quello che non produceva radicali liberi non ossidava, faceva invecchiare di più.
Oggi dicono che devi mangiare poco per anche lì per non invecchiare, poi si scopre, c'è un bellissimo articolo del New York Times di 2 giorni fa, che Roy Walford, che è quello che aveva non solo inventato la teoria della restrizione calorica, ma era vissuto per anni addirittura dentro una bolla, una noia infernale naturalmente, con una dieta ipocalorica, è morto a 79 anni, quindi insomma è un po' come quello del jogging, vi ricordate, che però aveva un problema cardiaco importante. Insomma, però per dire che la macchina uomo è costruita per durare non più di 100 e rotti anni, e ancora oggi i segreti finali, basici, dei meccanismi molecolari della longevità non li conosciamo. Però l'informazione è che, insomma, il gioco finisce intorno ai 100 o giù di là. Quello che credo sia interessante è quali sono i determinanti della longevità o di quello che gli anglosassoni chiamano l'healthy aging, cioè l'invecchiamento in salute, che era quello che vi dicevo vi dovete conquistare cominciando da giovani. Beh, non ci ripasso, ma insomma, ma si parte da early life experience, le esperienze della vita da bambino, addirittura la crescita in utero determina il tuo invecchiamento. Quindi ci sono alcune cose che non dipendono da noi, ce ne sono tante altre che dipendono da noi. Ma vedete, questa è addirittura sintetica, cioè sono moltissime le componenti dell'invecchiamento o della longevità. Quindi è anche pensare che esistano poi pallottole uniche, soluzioni uniche, pallottole magiche, medicine miracolose, è impensabile questo. È evidente che sono una serie di fattori che bisogna mettere insieme e contemplare. Credo che l'esperimento da questo punto di vista più interessante per capire cos'è che fa longevità è quello delle cosiddette blue zone. Le blue zone sono questi posti, c'è anche la Sardegna, l'Ogliastra in particolare. La Sardegna ha due caratteristiche, appartiene alle blue zone, nel senso i posti con eccesso di centenari, quindi con grande longevità, e il fatto che è l'unico posto al mondo dove la longevità è pari e patta tra uomini e donne. Perché tutti gli altri posti, come avevo detto, la longevità è femmina, in Sardegna no, gli uomini campano come le donne. Allora, questi sono 5 posti dove c'è un eccesso, sono stati studiati accuratamente da un gruppo di ricercatori che fanno questo di mestiere, e vedete, la cosa intanto curiosa è che sono prevalentemente isole. Sardegna, Okinawa, Icaria sono 3 isole, Nicoya in Costa Rica e Loma Linda sono penisole, per cui, come dire, il mare, boh, certamente sono posti tutti quanti di natura, quindi no? L'isola o la penisola, no? A parte il mare, c'ha una caratteristica di essere un posto naturalmente ricco, e quindi diciamo che genericamente, anche andando veramente molto a spadonate, questo può avere un'influenza. Ma poi i ricercatori sono andati a vedere in particolare cos'è che caratterizzava e se c'erano delle similitudini nella vita e quindi diciamo nei segreti della longevità di questi posti. E hanno visto, vedete, ci sono le differenze dei diversi posti. È evidente che in Italia, in Ogliastra, bevono il Cannonau, no? Che è un vino rosso, tra l'altro anche molto corposo, che mangiano il pecorino. Nel Giappone hanno una dieta molto, molto, soprattutto qui non a base di pesce, ma a base soprattutto di verdure, eccetera. Ma la cosa interessante sono queste, che hanno tutti. Tanto ovviamente gli stili di vita, non fumano, per cui ragazzi, voi che fumate già lo sapete che avete abbattuto un pezzo di longevità, che hanno una vita attiva, ma curiosamente ti dicono che non è una vita attiva perché vanno a correre, fanno l'esercizio fisico, perché siccome sono tutti posti in salita, gli tocca, e utilizzano le gambe, gli tocca andare su e giù, e quindi non è la camminata per guardare le vetrine,
È la camminata che si dura fatica, perché andare in salita si fa fatica, quindi certamente il fumo, certamente la vita attiva, certamente frutta, vegetali e cereali sono la base, questa è la base dell'alimentazione, che è evidente che si estrapola subito che attività fisica e dieta sono i due pilastri che ormai quasi tutti conoscono, perché sono centrali, poi che poi vengano presi a carico e la gente li utilizzi e viva in questo modo è un'altra questione. E poi in fondo ci sono altre due cose che sono convincenti, ma in genere sottostimate: family first, l'importanza del nucleo familiare, e la social inclusion. È evidente, se volete, è catalano, no? Quello che diceva che è meglio essere ricchi che è meglio che essere poveri. È evidente che la famiglia e social inclusion vuol dire che hai delle motivazioni affettive, sociali per campare, se no, se non hai questo tipo di motivazioni, è evidente che la china della depressione, che tanto conta anche qui nella longevità, vince e ti fa campare di meno. Per cui la cosa che esce fuori ad oggi, anche se chissà se questo verrà mantenuto, insomma, la genetica, quando si diceva scegliti un buon babbo, un babbo e una mamma longevi, la genetica conta un quarto, conta il 25%. Questo è quello che ci dicono gli studi sui gemelli identici, che la genetica conta un quarto. Oggi ci sono delle novità da questo punto di vista, non so se in una delle chiacchierate magari un genetista ne ha già parlato, ma con la cosiddetta epigenetica, il tipo di vita che fai condiziona anche la produzione degli amminoacidi, delle proteine codificate dai tuoi geni. Per cui può essere che se fai un tipo di vita sbagliata, poi il tuo gene che stava lì tranquillo a produrre proteine giuste, sbaglia la proteina e ti fa una proteina che magari ti fa sviluppare una neoplasia. Quindi siamo probabilmente ancora a caro amico ti scrivo, cioè proprio all'inizio, però ci sono dei segnali in cui chissà quanto di nuovo l'interazione tra genetica e ambiente si dimostrerà ricchissima di sorprese. Quindi queste sono, diciamo, un po' le linee guida, quelle le uniche che hanno una sicura valenza scientifica sulla strada da fare per una longevità attiva. Ma la cosa più, per me, certamente dal punto di vista professionale, più importante è che è nato un malato completamente nuovo. È nato un malato che non è peraltro ancora previsto nei libri di testo che i vostri colleghi di medicina oggi stanno studiando. Perché oggi studiamo il diabete, l'ipertensione, il cancro della prostata, eccetera. Quando invece il vero malato nuovo è un malato che, come si chiama, come si dice, multimorbido. Cioè è fatto di 3, 4, diabete, ipertensione, cancro della prostata insieme. Questo è proprio il minimo della pena, è lo standard quotidiano. Il più delle volte è donna, ultra 75enne, con poi ovviamente un mucchio di farmaci, perché deve fare un mucchio di farmaci viste le patologie, e poi una serie di problemi che non sono problemi nobili, se volete, tra virgolette, della medicina: l'incontinenza, i disturbi cognitivi, le cadute, l'anemia, sono tutte robetta o robaccia, insomma, che complicano una condizione in cui già ci sono 3, 4, 5 patologie. Ma prima di questo c'è un'altra cosa che è importante, che si comincia a ragionare in termini di fragilità, cioè questo mondo è un mondo che sempre di più identifica dei soggetti fragili, e una volta che si stabiliscano le 3-4 patologie che vi dicevo, più uno più di questa roba qui di accompagnamento, si fa quello che è il vero problema, si fa una persona che funziona male. E una persona che funziona male perché c'ha le patologie più queste robe qui che incidono, che vanno a
impattare sullo stato cognitivo, sulla funzione fisica, sul tono dell'umore, sulla condizione sociale, è una persona che funziona male, è, amici, ci fa poco con quattro pillole. Ci fa poco con l'intervento chirurgico, poi c'ha bisogno di altro. C'ha bisogno di essere aiutata nella vita di tutti i giorni. E questo cambia, e sta cambiando e ha cambiato molto. Di fatto, l'unica, e ne avrete sentito parlare, l'unica risposta che è stata prodotta a livello di paese Italia, e non c'è nessun altro paese che ce l'abbia, è quella delle badanti, perché questa signora con 83-84 anni, che è incontinente, c'ha il diabete, l'ipertensione e non il cancro della prostata, ma il cancro della mammella, che è proprio, vi assicuro, lo standard, per cui siccome c'ha la pressione alta, siccome c'ha la cefalea e la pressione alta gli ha dato anche una piccola lesione ischemica all'arto superiore, per cui c'ha anche difficoltà nel cucinare, l'unica soluzione è stata la badante, perché non c'è un servizio che si occupi del deficit dell'arto superiore della signora Maria con i suoi problemi. Estendetelo al paese e vi rendete conto, perché ci sono oltre 1 milione, non si sa più bene i numeri, anche se sono in contrazione perché la recessione ha colpito anche le badanti, ma nessun altro paese al mondo si è permesso, perché il problema è questo malfunzionamento di cui bisogna in qualche modo farsi carico. E vi dicevo, multimorbidity è l'accadimento di due o più malattie acute e croniche che creano un'entità nuova, per cui tu puoi avere anche il vicino di letto con le stesse tre patologie, ma siccome sono distribuite percentualmente in modo diverso, è uno diverso da te. E oggi ancora nelle scuole di medicina si studiano invece le patologie separate, perché insieme è di una complicazione infinita. Però questo ha tutta una serie di conseguenze. Vedete come queste sono le malattie più frequenti, le malattie croniche più frequenti, ipertensione, demenza, scompenso, eccetera. Vedete, grigio vuol dire che si accompagnano ad un'altra malattia, si accompagnano sempre ad un'altra malattia, è molto raro che si presentino da sole. Quando in ospedale viene una persona solo ipertesa o solo diabetica, tutti fanno festa, perché è una passeggiata di salute, non è un problema, siamo bravissimi. Ed è anche uno dei segreti del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Se ti devi fare 3 o 4 stent, oppure ti devi far aprire la testa perché c'hai una brutta malattia in testa, tutto sommato, ma anche a Palermo trovi qualche cosa. Poi da Roma in su non c'è problema. Qui a Torino siete assolutamente ben trattati con molinette e quant'altro. Ma il vero problema è la signora Maria con il suo deficit dell'arto superiore, per cui non può cucinare. Una volta che si prende le sue pillole, ammesso che facciano bene bene, ma insomma il problema è che nasce un nuovo tipo di paziente che ha bisogno di altro rispetto a quello a cui siamo abituati. Siamo poi abituati prevalentemente al medico di medicina generale che ti visita a sua dison con tempi molto rapidi e all'ospedale. È tutto quello che c'è in mezzo, e vedremo dopo in chiusura, manca. La cosa interessante è che ormai si dice, vedete già dal famoso sempre 2004, che infatti è finita l'epoca della malattia. La malattia non frega più nulla a nessuno, non è un grosso problema. Naturalmente invece la medicina ci mette tempo per tanti motivi, intanto appunto è più facile essere diabetologo, è più facile essere cardiochirurgo, cioè fare una cosa è più facile. Si monetizza anche molto meglio, vi assicuro, perché io dico sempre che non diventerò mai ricco, perché per vedere un vecchio, la signora Maria di prima, ci vuole un'ora. Ad andar bene,
Un'ora non è impossibile monetizzarla ed è complicatissimo, tra l'altro, trovarla. Un chirurgo che fa una procedura di un'ora incassa cifre spaventose. Di fatto, quindi c'è tutto questo, la medicina fa fatica ad arrivare, non a caso appunto l'accudimento dei vecchi, un'organizzazione sanitaria per i vecchi, fa fatica a entrare per tanti motivi, fossero anche quelli economici. Ma quello che volevo perdere un po' di tempo con voi, poco perché poi andiamo a chiudere, è come ci siano delle incongruenze che è bene che voi sappiate. Perché oggi noi ci basiamo su questa roba che è la traduzione di evidence-based medicine, che è, come dire, il pilastro ideologico, teorico della medicina, per la quale qualcuno di voi sarà sotto qualche terapia sicuramente, per cui gli è stata data quella pillola. Perché è l'integrazione della migliore evidenza disponibile con l'esperienza clinica e le aspettative dei pazienti. Sostanzialmente è il risultato di quello che si chiama il trial clinico. Il trial clinico nasce con l'agricoltura. Si era visto, uno piantava il seme A in questo fazzoletto e il seme B in quest'altro fazzoletto, di terra quindi identica, e se il seme A produceva meglio e più quantità del seme B, e sceglievo il seme A, evidentemente. Lo stesso è stato fatto con la medicina. Si prendono 1500 ipertesi, a 750 gli do la pillola X, a 750 la pillola Y, se la pressione è controllata meglio dalla pillola X, vado con la pillola X. Questo è il... Adesso l'ho fatta molto semplice, molto più sofisticata, ma insomma è la base del... medicina moderna, per cui poi si chiama evidence-based medicine. Allora, il trial clinico randomizzato appunto è il cuore di questa medicina e vedete cosa succede. Il trial clinico randomizzato oggi arruola persone massimo di 65 anni, in genere maschi, perché i maschi sono più facili, tornano più facilmente a controllo. Il trial clinico dura qualche anno, qualche volta, per cui devi averci una persona che ogni mese ti viene a farsi controllare. I maschi vengono più delle femmine. Per esempio, in questo caso, erano il trial clinico sullo scompenso cardiaco, che è una tipica malattia del vecchio. Se questa era la diagnosi principale, la terapia focalizzata sullo scompenso e la compliance, cioè l'adesione a questa terapia, è molto buona. Questa è la popolazione che fa il trial clinico su cui poi si basa la scelta della pillola X o della pillola Y. Il mondo reale è fatto di persone molto più vecchie, è fatto di femmine, è fatto di comorbilità, di multimorbilità, quella che vi dicevo prima, è fatto di persone che prendono un mucchio di farmaci e che spesso li prendono sbagliando. Quindi ci basiamo su degli studi che vengono fatti su popolazioni che non sono quelle vere, quelle problematiche, quelle che sono piene di signore Marie, di cui vi dicevo prima. Questo è uno dei problemi che abbiamo oggi, perché è un problema di metodo, è un problema che abbiamo una metodologia che è insufficiente per la popolazione che andiamo a trattare. Ed è una delle sfide che la vostra generazione certamente dovrà affrontare. E infatti andate a vedere, questi sono, guardate solo l'età dei trial per la malattia, lo scompenso cardiaco, che è una tipica malattia della signora Maria oltre 85enne, vedete l'età sono molto più basse. E questi sono malati che danno risposte diverse. Quindi, curiosamente, questa medicina che ha fatto questi passi da gigante che conosciamo, poi è una medicina con i piedi d'argilla, per altri versi, proprio per il fenomeno dell'invecchiamento. E l'altra cosa, applicandoci alla medicina basata sull'evidenza, alla evidence-based medicine, a una vecchia signora di 79 anni con l'ipertensione, il diabete, l'osteoporosi e l'osteoartrite, guardate
se uno deve seguire la medicina basata sull'evidenza, la quantità di cose che deve fare, di pillole che deve ingerire e di procedure associate per le quali è impossibile. Se non c'hai un'infermiera a te dedicata, insomma, per dire come, dal nostro punto di vista, il fenomeno dell'invecchiamento e della cronicità e della multimorbilità c'ha tutta una serie di conseguenze che è veramente complicato andare a seguire. Tanto che qualcuno, il solito Sir inglese, no, ha detto non evidence-based, ma evidence-biased, che vuol dire un'evidenza che è corrotta di questa medicina. Ed è vero, perché di fatto c'è una esclusione totale degli anziani dalla metodologia importante. E andiamo allora a finire con due cose consolanti, perché ci sono invece delle metodologie. Vi faccio vedere come, chi è che segue una metodologia di approccio completo a queste persone di più di 75 anni, funziona e ci sono delle conseguenze. Questo è Careggi, è il Policlinico Universitario di Firenze, quindi un policlinico universitario importante dove ci sono medici che sanno il loro mestiere. E allora lì cosa hanno fatto? Hanno diviso con uno score, con un punteggio, le persone che si presentavano al pronto soccorso. Chi è che aveva un punteggio sotto 4 erano persone con problemi abbastanza semplici, chi è che aveva un punteggio sopra 11 erano persone con problemi medici molto complessi, erano la signora Maria alla N, come dire. E avete visto, vedete che dandogli questo punteggio, è un punteggio validato, non mi inoltro, ma insomma, chi è che aveva un punteggio sopra 4 erano praticamente tutti vivi dopo un anno, 300 giorni, chi è che aveva un punteggio sopra 11 erano praticamente tutti morti. Allora cosa hanno voluto andare a vedere? Andare a vedere cosa cambiava se erano ricoverati in medicina o in geriatria, cioè in un posto dove si affrontava una metodologia che cercava di contemplare tutti i problemi della signora Maria. E si è visto che se il punteggio era sotto 4, cioè i malati più semplici, vedete non c'è le due curve, la rossa e la blu, rossa geriatria, blu medicina, non c'erano differenze. Se il punteggio era tra 4 e 7, ancora nessuna differenza. Tra 8 e 11 si cominciava a divaricare, c'era una mortalità lievemente superiore dopo un anno in quelli che erano stati ricoverati in medicina rispetto a quelli che erano stati ricoverati in geriatria, ma questo dato non è significativo, mentre invece lo è straordinariamente significativo in quelli che hanno un punteggio sopra 11, cioè i più complicati. E voleva dire che dopo un anno quelli ricoverati in medicina erano praticamente tutti morti, quelli ricoverati in geriatria erano al 60% ancora vivi, quindi una differenza assoluta di 100 contro 60. Quindi risparmiate 40 persone. Quindi c'è una metodologia che piano piano cerca di affrontare questo tipo di problemi. E vorrei andare, credo, a finire con ultima cosa, 3 o 4 diapositive che vi fanno vedere il dato della regionalizzazione della sanità. Come tutto questo risponda in modo curioso ai problemi della signora Maria che vi dicevo prima. Vedete, intanto qui adesso non so, sono saltate i numeri, ma insomma questo per dirvi che ogni giorno in Italia vengono assistiti, vuoto per pieno, poi facendo un calcolo complessivo, una milionata di persone per problemi a lungo termine, come vengono detti. Questi sono numeri apparentemente importanti, ma sono, rispetto ad altri paesi, bassissimi, ma ne parleremo un'altra volta. Quello che mi interessa è farvi vedere alcune curiosità anche qui. Vedete, la Calabria c'ha 87, una roba del genere, posti letto per 1000 abitanti. La Valle d'Aosta ce n'ha 120, posti letto di ospedale. 87 contro 120, beh, insomma, c'è una differenza. Ma quello che è più significativo è la differenza nei vecchi. Perché qui vedete
Le RSA sono le strutture residenziali, quelle che un tempo si chiamavano case di riposo, no? Beh, vedete, Friuli Venezia Giulia 6% ultra 65 anni. Valle d'Aosta, non Campania, Molise e Sardegna, le tipiche regioni del sud, ma Lazio, siamo sotto l'1% degli ultra 65 anni. Questo qualcuno mi deve spiegare, qualcuno ci deve spiegare se ci hanno ragione i friulani o i laziali. Perché poi è lo stesso per l'assistenza domiciliare. Qui ci sono altri numeri più forti, perché il Molise è un dato abbastanza poco congruo, perché sono 250.000 abitanti in Molise. Ma l'Emilia Romagna, vedete bene, 4,20% di ultra 65 anni assistiti. Di nuovo, guardate il Lazio. Il Lazio è la regione dove esiste la capitale d'Italia, dove io lavoro. Poi vi so anche dire perché. Ma ragazzi, non è pensabile tutto questo. Una differenza del 100%, insomma, non è pensabile. Non è una cosa normale. Bisogna sedersi intorno a un tavolo, io vabbè, lo dico da un po' di tempo, e fare gli stati generali dell'invecchiamento del paese e stabilire chi c'ha ragione e parametrarci, perché non è pensabile che se sono in Friuli ho un letto in RSA o se sono in Emilia Romagna vengo assistito a casa, se sono nel Lazio no, nessuno dei due. Ma lo stesso poi funziona per anche i posti letto in postacuzie e i posti letto in hospice, che sono le cure palliative. Ecco, a parte l'invecchiamento del paese, a parte il fatto che siamo recordman, bisogna imparare, ed è l'unica cosa che vi vorrei mettere in testa, bisogna imparare a fare uno straccio di programmazione a partire dai numeri, perché se no il fenomeno dell'invecchiamento ci travolge. Voi guadagnatevelo il vostro con un tipo di vita saggia e sana che abbiamo visto ci hanno indicato quelli delle Blue Zone. Io mi fermo qua. Vado giù io. Ancora un attimo, vediamo se c'è qualche domanda immediata. Grazie professor Bernabei. Credo che quello che lei ha detto sia utile a tutti per quel che riguarda gli stili di vita da adottare. Credo che sia ancora più utile, oltre agli stili di vita, avere dei consigli su quello che sarà il panorama anche della morbilità nei prossimi decenni per quelli che magari si iscriveranno a medicina. E anche per tutti gli altri che sviluppano, parlo a quelli del Politecnico, che sviluppano tecnologie per l'assistenza. Ricorderete che Cingolani, quando venne qui, ci disse: non avremo sempre badanti a sufficienza o non sempre potremo permettercele. E ci presentò dei robot. Forse ci sono delle preferenze da parte nostra per le badanti o per i badanti piuttosto che per i robot, però insomma in Giappone stanno pensando ai robot perché non hanno tante altre alternative. Quindi vedete che anche cose abbastanza lontane apparentemente dai temi che abbiamo toccato in questi nostri martedì nell'aula magna del Politecnico, in realtà poi hanno una parentela tra di loro. Se c'è qualche domanda, ecco, c'è già una domanda pronta dall'ultima fila. Buonasera. Lei prima ha detto che all'inizio del secolo scorso c'erano pochi centenari, però non ha detto quanta gente aveva ad esempio 80 anni, perché dopo aveva citato il dato che... Dunque, innanzitutto stabiliamo una regola, un attimo, stabiliamo una regola, ci presentiamo, no? Diciamo chi siamo. Buongiorno, sono Arsa Moavia. Ok, poi... Seconda cosa, qui si sente male, sì. Okay. Quindi dobbiamo cercare di scandire bene le parole, una staccata dall'altra e proviamo a capire. Prego, grazie. Lei ha detto che al giorno d'oggi ci sono migliaia di centenari e pochi ultracentenari. Ha detto che a differenza del secolo scorso c'erano pochi centenari, però non ha detto quanti ottantenni ad esempio c'erano. Così si capisce il salto che si è fatto nei dati della popolazione. Oggi abbiamo quasi 3 milioni di ultra 85 anni, proiettati al 2021 a sfondare i 4 milioni. 85 anni, perché le classi sono 80-85, il dato più interessante credo è quello degli ultra 85 anni. Io volevo sapere il dato all'inizio del secolo scorso,
perché non l'aveva citato prima. Ah, l'inizio del secolo scorso non te lo so dire, so solo. Ah. Però ci puoi arrivare per deduzione più o meno, se ci avevi 47 centenari, ci avevi qualche migliaio di ultraottantenni. Perché c'erano, ci sono sempre stati centenari, però appunto numeri evidentemente molto più bassi. Bisogna immaginarsi quella piramide e la fascia di età spostata, quindi c'erano certamente meno, molto meno ottuagenari in proporzione, no? Credo all'insieme. Assolutamente, sì. Quindi se uno immagina la pendenza della piramide, più o meno ricava anche questo numero. Le piramidi peraltro sono disponibili in internet, si può andare a cercare anche per il passato, si possono trovare. Però è una domanda interessante, perché è una domanda che praticamente ci ha fatto toccare con mano che tutta la fascia dell'invecchiamento si sta spostando, no? E che non è un dato così solo di suggestione il fatto che ci siano tanti centenari, vuol dire che dietro questi centenari ci sono molti nonagenari, molti ottuagenari e così via. Però c'è quel momento di rottura oltre i 100 anni dove abbiamo visto già che oggi c'è... due donne su quattro muoiono dopo i 90 anni. Ecco, quindi questo vi dà l'idea appunto di come quella piramide stia diventando una specie di parallelepipedo all'incirca. Vediamo se c'è qualche altra domanda allora. Lì a destra. Domanda qua a destra, Daniela, devi fare purtroppo stile di vita sportivo, che fa sempre bene. Buongiorno. Buonasera, sono Daniele Leonardi. E volevo chiedere perché stiamo considerando così negativo il fatto che ci sia un tasso di nascite molto basso adesso, che la piramide non so come, della vita forse, si stia restringendo, stia diventando un rettangolo appunto. Perché, non so, una mia riflessione da quando da piccoli si cominciano a studiare queste cose è sempre stata che se c'è la sovrappopolazione nel mondo, non è forse qualcosa di positivo il fatto che non ci siano più nascite e che quindi si arrivi ad una situazione stazionaria, che la popolazione mondiale non aumenti più? Anche per le pensioni, magari il fatto che adesso sono all'ordine del giorno parlare di pensioni in politica, più magari è un problema di adesso, perché prima ci sono state molte nascite e non ce ne sono più state, sono diminuite. Però in un futuro magari, se la piramide diventa stazionaria, non ci sarà più un problema per le pensioni, perché più o meno la quantità di persone che nascono e quelle che muoiono si equiverrà. Quindi volevo chiedere se è davvero così negativo una diminuzione delle nascite. Ma credo che qui il professor De Rita vi darà una risposta molto più corposa della mia. Io, quando vedo quella famiglia con quel figlio unico, un babbo e una mamma, quattro nonni e due bisnonni, io faccio il medico e mi spavento, perché io sono stato allevato con il cosiddetto Club di Roma, che negli anni 70 diceva che per la fine del secolo, quindi per il 2000, non ci sarebbe più stato il petrolio, la sovrappopolazione avrebbe ammazzato tutto il resto del pianeta. Non è successo niente di tutto questo. Siamo continuati ad invecchiare, e quel ragazzotto come fa a permettersi di provvedere a quelle otto persone che c'ha sulle spalle? Questo è credo la scommessa, che per il momento la vedrei persa. Poi tutti gli altri calcoli sul sistema pensionistico, eccetera, eccetera. Io credo che noi ci siamo anche, nonostante tutto, ma non è il mio campo, credo abbastanza sistemati rispetto agli altri paesi europei da quel punto di vista. Però, semplicemente, quel ragazzino non può sollevare il mondo. Immaginiamo pure la piramide, che va sempre bene. Se la base della piramide è sottile e fragile rispetto a tutta l'enorme piramide rovesciata che deve sostenere, qui è un po' la stessa cosa, immagino, no? Perché sì, si riproduce in piccolo quella piramide, con queste famiglie in cui abbiamo un solo discendente. E tra l'altro i demografi dicono che tra quattro generazioni, se continui così, scompaiono gli italiani. Ora, può essere anche un bene, naturalmente, perché nessuno ne sente l'importanza, ma tutto si trascina, e è un fenomeno che poi tutta l'Europa
raccoglie, perché poi è un fenomeno di tutta l'Europa, noi siamo ampiamente front runner. Tra l'altro poi sono temi che riprenderemo, perché avremo un tema, proprio una giornata dedicata alla demografia con Livi Bacci, che ci spiegherà bene questa tendenza e dove porta. E poi ne parleremo anche del problema delle pensioni, anzi stiamo un po' cercando di risolvere questo problema, perché non siamo certissimi di avere Tito Boeri qui, forse ce l'avremo per via mediatica, oppure troveremo qualche altra soluzione, però sono tutti argomenti, buona la domanda, tutti argomenti che affronteremo poi nello specifico. Oggi abbiamo messo alcune premesse, alcuni punti fermi numerici molto importanti. Glielo chieda a Boeri il discorso delle pensioni e a Livi Bacci quello dei numeri, perché lui vi dirà con estrema precisione quando finirà l'Italia. Altre domande? Se non ci sono, chiedo al professor De Rita di... ce n'è ancora una? Salve, sono Matteo Cervellin. Volevo chiedere, visto che lei all'inizio ha parlato della demografia come una scienza esatta, se le persone conoscevano già nel 2004 questo incremento del circa 100% degli over 85, perché nessuno ha fatto niente? E ci troviamo oggi in questa condizione di come dire, over 85 che si trovano spersi tra badanti e case di riposo. Anche mia nonna, ad esempio, le slide che ha preparato lei mi hanno colpito, perché è proprio così, cioè non sono dei dati... Sì, astratti, è così. Quindi, la domanda andrebbe fatta forse a chi governa. Però, insomma, sentiamo. Sì, vedete, è una delle... Mi permetto uno sconfinamento nell'arte della politica. Questi sono... La politica serve a questo. La politica serve a dire... Devo fare qualche cosa per quella diapositiva che vi ho fatto vedere, che lei ha immediatamente notato. Io mi ricordo, ero molto ragazzo perché ero assistente, il mio professore di allora, erano i primi anni 80, mi portò a un retreat, come si chiamava, dove l'allora ministro della sanità, non si chiamava nemmeno salute, si chiamava sanità, che era Don Hacquin, tra l'altro un torinese, che voi non, forse qualcuno avrà sentito il nome, mi stupì perché radunò per 3 giorni tutti i cosiddetti esperti, radunò i direttori generali del ministero, e lo raccontavo prima a lui, e sentì, dice, ma allora in cardiologia quali sono i problemi, in chirurgia quali sono i problemi, e noi parlammo dei problemi dell'invecchiamento. Bene, nella finanziaria non di quell'anno, ma dell'anno successivo, furono previsti 20.000 miliardi, a quei tempi una cifra importante, per costruire 140.000 posti letto di case di riposo. La politica aveva sentito, io non sarei mai stato capace di tramutare la mia diapositiva in un gesto concreto, non è il mio mestiere. La politica lo fece. Allora, la cosa, se volete, che ci è mancata, appunto, è quel tipo di politica. Ed anche oggi, quando sento parlare del reddito di cittadinanza, non per fare polemica, ma non è il reddito di cittadinanza, non ci faccio nulla. Ho bisogno di una politica che mi risolva quella diapositiva. E come avete sentito, nessuno parla invece di queste cose. Quindi lì chiedete alla politica, chiedete all'Appendino, chiedete a Renzi, chiedete a chi vi pare, chiedete di risolvere quella diapositiva, e se qualcuno vi dice come risolverla, quello è un buon politico. Grazie, grazie professor Bernabei, la ringrazio infinitamente. E accolgo il professor De Rita. Facciamo il cambio, professor. Bravo, bravo. Benvenuto. Io sarò meno.
Si accomodi, professor De Rita. È un appuntamento molto atteso questo di oggi. È un appuntamento che coincide anche un po' con un festeggiamento, una celebrazione, perché sono 50 anni che il CENSIS, l'istituto di cui il professor Giuseppe De Rita è stato cofondatore e poi direttore e presidente, sono 50 anni che questo istituto fotografa la società italiana. E adesso i rapporti dei primi 50 anni sono stati raccolti in un volume edito da Mondadori, in una collana che si chiama I Baobab, mi pare, una collana che già nel titolo dice che si tratta di prodotti solidi, duraturi, robusti e che in qualche modo costruiscono una foresta, costruiscono qualche cosa di duraturo nel tempo, anche per le indicazioni che suggerisce. Allora è interessante avere qui il professor De Rita che ha percorso questi 50 anni, 50 rapporti di società italiane, le percorsi però in un modo abbastanza speciale per un sociologo, perché i sociologi, che forse hanno il complesso delle discipline dure, lavorano molto coi numeri, per non essere da meno rispetto agli ingegneri, quindi molte tabelle, molti grafici, istogrammi e così via, il che va benissimo, è necessario partire dai numeri, dalle rilevazioni. Però poi quei numeri hanno dietro delle persone, delle comunità, delle società, delle città, dei paesi, delle campagne magari più povere, campagne più ricche, campagne agricole, campagne che si stanno industrializzando. Insomma, bisogna sentire anche, percepire anche le emozioni e le spinte che ci sono dietro quei numeri. E quello che si usa dire, io vorrei evitare le parole inglesi, ma il sentiment di queste popolazioni, cioè percepire qualche cosa che non è traducibile in numeri, ma che è forse ancora più importante perché dà un senso a quei numeri. È quello che il CENSIS ha sempre cercato di fare. Oltre ai numeri ha trovato delle parole chiave per interpretare questa società. E quella di quest'anno che il CENSIS ha trovato è una parola forse persino troppo dura, io la trovo persino un po' dura, ma è una parola che tuttavia ha preso moltissimo, la parola rancore. E questa Italia è l'Italia delle contrapposizioni forti, cattive, rancorose, cioè che vogliono arrivare in qualche modo alla vendetta rispetto a quello che non ci è piaciuto. È vero, è stato, è in parte così. Io spero che sia una parola ancora un po' troppo eccessiva, me lo voglio augurare che si possa arrotondare questa parola. Ma cercheremo di capirlo adesso, con uno sguardo all'indietro, ma soprattutto, professor De Rita, se è consentito, con uno sguardo avanti, sapendo che non si possono fare previsioni in questo campo, ma si può essere saggiamente attenti al passato per interpretare le tendenze. Giuseppe De Rita è laureato in giurisprudenza, e ha lavorato all'Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno, la SVIMEZ, per un certo numero di anni, dirigendone proprio la sezione sociologica. È stato appunto tra i fondatori del CENSIS, il Centro Studi Investimenti Sociali, e è diventato segretario generale e infine adesso dal 2007, credo, presidente. Ha giurato di non voler fare il 51esimo rapporto e lo lascia ai suoi successori e allievi. È un editorialista del Corriere della Sera, il Sole 24 Ore gli ha dedicato una pagina intera una quindicina di giorni fa, appunto per fare il bilancio di questa lunghissima attività di sociologia nei numeri e nelle interpretazioni affettive di quei numeri. E poi c'è una cosa curiosa, che nel 2006 ha avuto 19 voti come possibile Presidente della Repubblica Italiana. Quindi qualcuno ha visto in De Rita un possibile presidente. Voi direte, sono 19 voti soltanto. Sì, però è una spia di una percezione riguardo al distacco con cui De Rita ha guardato la nostra società.
e quindi al suo essere super partes. Prego. Grazie. La presentazione è stata abbastanza puntuale, aggiungo una presentazione mia. Io faccio di mestiere il ricercatore, ma non presento mai le tabelle perché sono troppo impressive, direttive. Cerco sempre, quando parlo in pubblico, di tentare interpretazioni. Sono non più a braccio, ma capaci di interpretare anche l'opinione di chi ascolta. Bernabé vi ha già detto praticamente tutto sull'età anziana, sulla dimensione fisica, sulla dimensione muscolare, sulla dimensione di malattie. Il problema è che, tutto sommato, sociologicamente, socialmente, perché ci occupiamo di questo argomento? Ma perché, tutto sommato, se andate a vedere il nostro campo visivo è in qualche modo condizionato dall'aumento della vecchiaia. La statistica te lo dice. C'erano nel 51 c'era meno del 4% di anziani, no, l'8% di anziani, oggi di ultra 65enne sono il 35%. Una volta incontravi un vecchio ogni 10, oggi ne incontri uno ogni 3. Una volta andavi ai giardinetti e trovavi mamme con carrozzine, bambini che urlavano, oggi vai e trovi vecchietti, probabilmente con i cani. È caduto il microfono, prova a rimetterlo. O vecchi o anziani che portano a spasso il cane perché i figli o non ci sono più o non portano a spasso i cani. E beh, questo è un mondo bello. L'idea di tutti quanti noi è che non sia un bel mondo. Forse per noi più anziani, che veniamo da famiglie numerose, Bernabé viene da famiglia di 8 fratelli, io ho avuto 8 figli, l'idea di vedere una città disabitata in termini di bambini, l'idea di andare in montagna a Courmayeur e trovare e girare per tutto il paese, lo struscio del paese, fatta con la pelliccia d'inverno, con la minigonna d'estate e sostanzialmente tutta senza bambini, questa idea dà un po' di vertigine. E naturalmente la prima cosa che ti dice: ma perché siamo ridotti così? Perché siamo ridotti a parlare di longevità come, anzi, sono io il primo a farlo, quindi è un'autocritica, di longevità attiva, cercando di dare a questa parola longevità, cioè vecchiaia, una dimensione, un po' di reazione vitale. Sì, siamo longevi, ma siamo longevi attivi. E però, sotto sotto, c'è questa idea che una società che invecchia rende un po' tristi tutti. Rende tristi gli anziani, probabilmente, perché invecchiano, ma rende tristi anche noi, anche voi, che vi guardate intorno. Certo, i giovani hanno il gruppo dei pari, vivono in ambienti in cui sono tutti giovani, ma nel momento in cui escono per andare al giardinetto o per andare a Courmayeur o in qualsiasi zona di vacanza, si ritrovano in un mondo in cui l'anziano è prevalente. E in cui la carrozzina col bambino diventa un elemento che per noi era naturale e oggi è un boh. Bernabé l'ha accettato, l'ha accennato. Da che cosa deriva? Deriva dal fatto che non facciamo più figli, ragazzi. Deriva da un processo storico molto più profondo. Non è che l'anziano ci è caduto qui da un'astronave, le hanno sbarcati qui questi anziani e noi ce li ritroviamo fra i piedi. Gli anziani ce li abbiamo fra i piedi perché i ragazzini ce ne sono sempre di meno. E dove sta il meccanismo
sostanzialmente di aumento della popolazione anziana in ragione di una diminuzione della crescita di bambini, di figli. Perché non facciamo più figli? Perché noi della generazione precedente eravamo amanti focosi, facevamo un figlio ogni 3 mesi, no? Ma perché c'è una ragione sociale più profonda che alcuni sostengono, diciamo così, a sinistra, che sia dovuto al fatto che la struttura sociale, dei servizi sociali, dei nidi d'infanzia, della quantità dei ricavi, degli stipendi delle giovani coppie non è tale, c'è motivo economico, non si fanno più figli. Altri, io fra questi, riteniamo che il non fare figli sia un fatto soggettivo. Fare o non fare figli non è dovuto al fatto se c'hai più o meno soldi in casa, in tasca, o se c'hai l'asilo nido a portata di mano, o se c'hai un qualsiasi altro, o lo scuolabus che ti passa sotto casa, e no, non devo accompagnare i figli a scuola, non ce la faccio. La verità è che la dimensione dei giovani d'oggi è una dimensione così altamente soggettiva, così tendenzialmente soggettivistica, quindi narcisistica, in cui l'investimento sul figlio non c'è più. L'investimento sul figlio era un qualcosa di pensiero al futuro, di creazione di una mobilità sociale più forte, di una speranza di vita propria, dei figli e di tutta la famiglia, di un gusto di stare insieme. Io ho sempre detto che il mio più grande investimento nella mia vita è stata quella di fare tanti figli, perché probabilmente con quello che ho speso per i figli ci avrei comprato 7 Ferrari, non lo so, però il senso di questo senso di una dimensione collettiva della vita, di una dimensione familiare, di uno stare insieme, del vivere insieme, di invecchiare insieme, di litigare insieme, non c'è più. Si vive con se stessi. E vivendo con se stessi, in fondo, si rinuncia al momento più delicato, più difficile, che è quello della decisione del figlio. E perché alla fine, onestamente, ho la mia carriera, perché devo interromperla per fare un figlio? La donna appena è arrivata a fare il salto, magari nella carriera, perché devo interrompere? Il padre che dice, ma per il giovane sposo che dice, ma in fondo mi devo mettere una famiglia sulle spalle e poi se ce la faccio o non ce la faccio. E la logica, diciamo così, più banale, ma se vogliamo fare un mese di vacanza ce la facciamo e se abbiamo un figlio a chi lo lasciamo? I nonni non ci sono più, o i nonni non ce la tengono per una notte, ma non per una settimana. Sembrano cose banali, ma sono queste le cose che portano a non far figli. E quindi il problema della longevità ha un motore primario nel fatto che ci sono meno figli. Non perché c'è la longevità, ma perché la struttura sociale è dominata dal gusto soggettivo del rapporto con me stesso, con la mia vita, col mio divertimento, col mio lavoro, con la mia carriera. Tutto è mio. E il figlio, se è mio, lo dicevano le donne di 15-20 anni fa, lo dicevano quando dicevo: il figlio è mio e lo posso abortire. In un estremo delirio di soggettività. Questo è un punto assolutamente straordinario, a mio avviso, della società moderna. C'è una società ad un tasso di soggettività, di soggettivismo, di narcisismo, di egoismo, tale che il problema del far figli è un problema non che non si pone, ma è un problema disturbante. Probabilmente ve lo troverete di fronte nei prossimi anni anche voi. Ci vuole
Una volta non ci voleva il coraggio perché tutti facevano figli. Oggi far figli significa fare una decisione, prendere una decisione che va contro tutte le logiche della società moderna, del divertimento come della sera, della movida serale, come della vacanza in zona esotica, va tutto contro. Si rinuncia ai figli e si prende tutto il resto, la carriera o la vacanza esotica. Questo fa sì che il problema della longevità, della vecchiaia, ce l'abbiamo di fronte in maniera assolutamente evidente. Allora il problema è, ma dove comincia la longevità? Anche qui, soggettivamente, dove comincia la longevità? Perché ciascuno di noi direbbe, quando è che comincia la vecchiaia? Una volta diceva 60 anni, poi 65. Poi l'età della pensione, poi 70. Qualcuno si dice, ma poi c'è una terza età che va fino ai 75, poi ci sarà la vecchiaia vera e propria. La verità è che non c'è una dimensione oggettiva della vecchiaia. Si diventa vecchi quando qualcuno si sente vecchio. Certo che poi, se c'hai i muscoli che non ti funzionano, se c'è il cuore che ti batte in maniera stravagante, questo è un altro problema. Però tutte le ricerche su questo argomento fanno sì che l'ultimo fattore, cioè quando è che comincia la vecchiaia, è cominciata per te la vecchiaia, l'ultimo è stato quello dell'età, 70 anni. A 70 anni si guarda, però il 20% dice a 70 anni. Il 58% dice quando sono diventato non autosufficiente e il 30%, molto più che la soglia dei 70 anni statistica, quando dice quando mi è morta la moglie o il marito. Due fatti che non c'entrano con la vecchiaia come fatto statistico. Tutti coloro che hanno più di 65 anni sono vecchi, certo, per fare le nostre tabelle. C'è questa finzione giuridico-statistica, tutti gli ultra 65 anni sono vecchi, però invece il vecchio, coloro che sono in età anziana, non ritengono che sia stato il passaggio d'età. Il passaggio d'età fondamentale è stata la pensione, uguale a 70, i 70 anni, la maggior parte, il 22% ha detto i 70 anni, il 22% ha detto l'entrata in pensione, il 28% ha detto quando è morta la moglie e il 58% quando sono diventato non autosufficiente. Questo, se ci pensate bene, significa che la nostra tendenza a considerarsi vecchio è molto più avanzata, perché devi diventare non autosufficiente, non è che puoi dire che a 75 anni sei vecchio, se stai benissimo non ti ci senti neppure. Questo significa che nella realtà dei fatti la dimensione della vecchiaia è anch'essa una dimensione soggettiva. Una società ad alta soggettività rende soggettiva anche la vecchiaia, che non è più un fatto di età. È un fatto o di soggettiva motivazione, non sono più autosufficiente, non c'ho più la moglie che mi sta vicino, non c'ho più. Riproviamo. Vediamo se riusciamo. Non voglio guastare, una bellissima cravatta, una marinella, credo, vero? Però eccoci. E quindi c'è questa specie di trasformazione anche della vecchiaia in termini proprio di indicazione su se stessa. Ma la domanda che qualche volta ci dobbiamo porre è non quando sono diventato vecchio, quando diventerò vecchio. E guardate, tutti quanti noi, specialmente il giovane, si pone il problema.
Quando avete visto dalle slide di Bernabei che la speranza di vita è una speranza per noi, per le donne di 85 anni, per noi di 74-75, beh, tutti noi pensiamo in termini di speranza di vita. Tutti noi ci, in qualche modo, implicitamente ci programmiamo la scansione della nostra vita. Chi pensava che si diventava vecchio a 60 anni, si usciva dalla realtà a 60 anni? A 14 anni cominciava a lavorare, a 20 anni sgomitava per far carriera. Chi invece pensa che si può arrivare a 80 e i ritmi sono diversi, e si deve studiare di più, e si deve frequentare di più determinati ambienti, bisogna maturare. La vita diventa implicitamente più lunga. Proprio perché c'è longevità, uno dice, ma io devo programmare la vita in maniera diversa. Chi sapeva che si moriva a 50 anni, 55, e beh, infiammava quel po' che aveva di vita dai 15, 20, 25. Era un tipo di società giovane e disperata per certi versi. Chi ha fatto come me ricerca nel Mezzogiorno negli anni 50 e trovava il bracciante agricolo che sembrava già vecchio di 50 anni, era soltanto un trentenne, ma consumava tutto in tempo breve e tutto era reale. Oggi invece no, si tende a distendere. Certo che c'è qualcuno che corre di più e fa carriera anche a 22 anni, a 25, però non è più un problema di carriera, è un problema di qualità della vita, di distensione del proprio lavoro, di partecipazione a una società diversa. Se ci pensate bene, tutte le società occidentali sviluppate sono ormai fuori di una logica di tipo generazionale. È come se la vita si fosse appiattita. Non c'è più una differenza fra noi giovani che scalpitiamo e gli anziani che... No, siamo tutti in una situazione di relativa tranquillità nell'evoluzione della società. E quindi il processo di evoluzione generazionale di ciascuno di noi diventa estremamente diverso da quello che è stato il passato. Se io penso all'affanno della mia giovinezza, perché sentivo, perché in giro si sentiva che in fondo a 40-50 dovevi trovare tutto entro i 40-50 anni, già a 50 anni eri vecchio, e a 60 anni già eri in pensione, sicuro, le donne a 55. Io l'ho sentito sulla mia pelle questa ansia di non arrivare troppo presto, di arrivare a far qualcosa prima che arrivassero i 50 anni in cui sarei stato vecchio. Oggi ho 86 anni e non me ne frega niente del tempo che scorre. Non mi frega niente neppure della carriera, di quel che ho fatto o che non ho fatto, ma è proprio un modo di stendere nel tempo, nella storia delle persone, la propria vita, che tutto sommato ha cambiato anche l'atteggiamento. E anche alcune cose che abbiamo visto prima, cioè l'atteggiamento verso la salute, verso la dimensione sanitaria, verso la dieta, e deriva dal fatto che dobbiamo poter proseguire bene la vita, non bruciarla rapidamente. Il problema è l'estensione nel tempo della vita, che tutto sommato si dice longevità attiva, basta che ci sia la longevità, non è che deve essere attiva. Perché questo è il tipo di logica che c'è in atto in questo momento. Questo comporta una certa, dalle statistiche che abbiamo, una certa soddisfazione.
una gran parte dei vecchi ritiene di essere soddisfatto della propria vita. Il 91% è soddisfatto della propria vita. Poi magari vota Grillino, non lo so, ma insomma, significa che in qualche modo la maggior, e di questi 91% una notevole parte continua a lavorare, continua a poter perseguire i propri obiettivi, è contento perché c'ha ancora delle cose da fare, cioè vive ancora. Il che significa che noi che andiamo al giardinetto e ci dà tristezza vedere i vecchi sono contenti invece di star così come stanno. La loro vita è andata avanti tranquillamente, va avanti continuamente, anche perché alla fine sono quelli che hanno i soldi. Perché oggi la ricchezza delle famiglie è la ricchezza delle famiglie anziane. Un milione di ragazzi hanno avuto bisogno, no, un milione di vecchi hanno avuto bisogno di un impegno finanziario dei giovani in famiglia. L'inverso, i vecchi che hanno pagato i problemi dei giovani sono stati 7 milioni. Significa che tutto sommato è la famiglia che garantisce buona parte non del reddito familiare, ma anche della libertà dei giovani, anche della sicurezza dei giovani. Il reddito medio della famiglia anziana, fatta dagli anziani, è aumentato negli ultimi 10 anni dell'84%. Il reddito medio della famiglia normale del 32%. Sì, gli anziani sono diventati più ricchi, perché probabilmente hanno più pensioni, hanno più dividendi da negozi o da immobili, hanno più dividendi da investimenti finanziari, però le famiglie sono più ricche. E questo naturalmente porta non solo insieme al fatto che possono aiutare i giovani, al fatto che sono soddisfatti della loro vita, sono contenti di dove sono arrivati e come ci sono arrivati, comporta il fatto che questa, la longevità, non è una longevità triste. Siamo più tristi noi a guardarli più che loro a sentirsi vecchi. Noi perché abbiamo avuto un'infanzia fatta di ragazzini scatenati, di allegria sfrenata, siamo figli del dopoguerra, quindi non... No, questi sono tutto sommato contenti, soddisfatti, coperti dai genitori, non con tutto quello che c'è da fare, che possono farlo. Addirittura ho visto una cifra che addirittura oltre gli 85 anni c'è ancora qualcuno che ha dei progetti di cose da fare, il che significa tutto sommato che c'è una dimensione della longevità non così disperata come noi pensiamo. Quindi la soggettività da cui sono partito, una soggettività che gioca negativamente sul fatto di fare figli e quindi di equilibrare il rapporto fra vecchi e nuove nascite, la soggettività la ritrovate dappertutto, nella soddisfazione, nel tipo di finanza, la ritrovate un po' nella logica complessiva della situazione. Ma quali sono, vado ai tre punti tutto sommato negativi. Ma il primo punto negativo è che una società di ricchi, di vecchi e di vecchi ricchi è una società conservatrice, una società che in qualche modo non corre avventura. Poi magari vota Grillo e Salvini, però non è questo il punto. Non corre avventure perché sa che i vecchi sanno che il processo è un processo storico, il processo anche di formazione dell'opinione è un processo in continuità, un processo progressivo. Non c'è nessuna
non c'è nessun salto mortale. Noi vecchi, noi attuali ottantenni, negli ultimi 50 anni, 60 anni ne abbiamo viste tante e sappiamo che il salto mortale, la rivoluzione comunista, la rivoluzione del 68, la rivoluzione liberale di Berlusconi, la rivoluzione di Tangentopoli, le rivoluzioni, specialmente se generazionali, non fanno parte di una società vecchia e ricca. È il continuismo che vince. Può essere triste, per carità, però è il continuismo. È questa dimensione, tutto sommato, securizzante. Ma sì, andiamo avanti, intanto risolviamo un po' tutto. E addirittura risolviamo un po' tutto e noi anziani nel continuismo riteniamo di poter esprimere valori, valori fondamentali. Non siamo naturalmente i vecchi di una volta che erano i saggi che trasmettevano i valori fondamentali, ma trasmettiamolo. La continuità è un valore, la sicurezza è un valore, la dimensione, l'altruismo è un valore, la trasmissione non della vita ma delle opinioni è un valore. E se andate a vedere le statistiche trovate che c'è questa ansia di trasmettere continuità. Siamo ricchi e anziani, siamo un po' reazionari, conservatori e continuisti, ma nel continuismo noi vogliamo continuare a esprimere valori continuisti. Mai un valore di rottura, ma valori di continuità. Questo tipo di problema, come vedete, finisce per creare un clima, almeno da chi vede dall'esterno, un clima di società che tutto sommato, invecchiando, non si dispera. Dov'è che si dispera? Quando resta solo e quando resta solo e malato. Lì la soggettività entra in crisi in se stessa. Non è un caso che si dica, che loro dicano quando si entra nella vecchiaia, non quando ho 70 anni, quando avrò 70 anni o quando ho avuto 70 anni, no, quando mi è morta la moglie o il marito, o quando mi sono sentito non autosufficiente. Lì sta il nodo fondamentale della vecchiaia. La soggettività che diventa solitudine e che diventa, diceva Bernabé, diventa fragilità. Il veleno della vecchiaia, della longevità, dell'invecchiamento sta lì, quando si mette l'invecchiamento con la morbilità della soggettività, quando la soggettività non è più così gloriosa da bastare a se stessa. La soggettività che ha governato l'Italia negli ultimi 30 anni, il corpo è mio, il figlio è mio, il lavoro è mio, l'azienda è mia, la moto è mia, tutto è mio, adesso la morte è mia, tutto è mio. Questa grande soggettività che ha governato il mondo e che ci ha impedito, ci impedisce anche di fare investimento di futuro facendo un figlio, diventa fragilità nel momento in cui non finisce o la vicinanza umana di un coniuge o finisce la sicurezza che cammini o che non ti prende lo sbandamento, che non ti prende la caduta. E lì sta il punto cruciale. Ed è l'aspetto più drammatico, perché tutta la società ti ha portato ad essere soggettivo. Tutta la società ti ha portato a vivere con le tue emozioni, con le tue indicazioni, con le tue volontà, tutto è mio, la figlia è mia, il corpo è mio, il lavoro è mio, eccetera, eccetera, la vita è mia, la morte è mia, e poi a un certo punto finisce che io non sono me stesso, io non sono più io, perché c'è questa venatura che incrina tutto. Incrina tutto in un sistema, quale quello italiano, in cui la dimensione sanitaria non riesce più
a seguirti. La dimensione sanitaria italiana è tutta giocata sull'acuzia, se ti rompi una gamba va tutto bene, ma se cominci ad avere un minimo di demenza mentale non ti cura più nessuno, nel senso non c'è più la struttura, non è più organizzata in quella maniera. E quindi è il sistema sanitario nel suo complesso che rispetto alle malattie croniche, alle malattie degli anziani, all'Alzheimer, alle malattie cardiocircolatorie, alla demenza, eccetera, non ce la fa. E allora tutto passa a un rimedio o una becetta, si potrebbe dire, di tipo soggettivo, la badante. La badante è quella che in qualche modo copre una soggettività che è fragile perché non c'è più nessuno vicino e una soggettività fragile perché non è più autosufficiente, perché è quella che magari ti tira sulle calze la mattina o ti rifà il letto la sera. La figura del badante, su cui scherziamo molto, sono 9 milioni il badante in Italia, ragazzi, mica poco, no, 1 milione, scusate. I badanti sono tantissimi, sono un elemento, possiamo scherzarci sopra, certo. Tra l'altro sono tutte straniere, quindi è veramente è una protesi, non è un'altra persona vicina. Però è l'epilogo di una società che per soggettività ha rinunciato a far figli, per realismo, per soggettività egoistica, per narcisismo di giovane che vuole godersi la gioventù, ha rinunciato a far figli e che finisce in una spirale di solitudine soggettiva, con protesi made in Bulgaria, made in Moldavia, perché poi la mia badante è moldava, quindi vi dico subito, però non sono ancora arrivato a sentire la drammaticità di avere una badante, perché tutto sommato continuo ad avere autosufficienza, anche se non ho più la moglie, ma ormai da 4 anni, però questo è il punto cruciale. Se io dovessi oggi fare una battaglia su questi problemi della longevità, non mi sprenderei, come alcuni dei miei amici che hanno fatto grandi centri di longevità attiva, eccetera, eccetera, ma mi spenderei di più nell'accentuare l'attenzione, almeno del ricercatore, dell'analista sociale, su questa specie di cortocircuito di soggettività da cui nasce l'impoverimento della gioventù nazionale, parola un po' stravagante me la dico, l'impoverimento delle leve giovani e della soggettività da cui poi, a cui arriva la solitudine e la non autosufficienza. Se non sappiamo capire, se non sappiamo gestire la longevità come un complesso problema sociale, non soltanto come un complesso problema biologico, sanitario, organizzativo, se non sappiamo capire la complessità di questa cosa qui, la longevità ci rimarrà sempre o come un qualcosa per noi lontano o quando arriva come una cosa un po' triste. E che, tutto sommato, avendo fatto il percorso e non essendo triste, ho l'impressione che sia meglio governare se stessi per non arrivare alla tristezza della vecchiaia. Grazie. Professor Garita, grazie di questa riflessione. Io però vorrei chiederle ancora 5 minuti in cui lei forse potrebbe, di fronte a questa società anziana che è stata delineata, darci un'idea di una soluzione di ingegneria sociale perché quel ragazzo che ha sulle spalle tutti quegli anziani, questa piramide rovesciata, ritrovi un equilibrio. Cioè, c'è un'operazione di ingegneria sociale per la quale, che un sociologo ci può quindi rappresentare, forse proporre, ecco, c'è un'operazione di ingegneria sociale per riportare in equilibrio questa piramide, per darle stabilità,
per arrivare a quello che diceva il nostro interlocutore prima, cioè a una fase in cui tanti entrano, tanti escono, c'è un ascensore sociale che funziona, per cui si può far carriera, si può guadagnare quanto basta per fare, mettere su famiglia, per avere altri figli. Quello che in questo momento sembra fermo è la redistribuzione del reddito, è l'ascensore sociale. Ecco, che cosa, lei che ne ha viste tante, che cosa può immaginare per rimettere in moto questo meccanismo? Ma sa, la dimensione sociale ed economica di quel singolo che ha due genitori, quattro nonni e due bisnonni, che è una bella immagine. E se funziona il mercato dell'edilizia? Ah, l'edilizia è il motore. No, lo dico in modo paradossale. Sì, però. Perché quella persona lì, quella, con ogni probabilità, c'ha una casa, se si è sposato, tutta sua. C'ha due case dei due genitori, almeno una casa dei due genitori ce l'ha. C'ha un'altra casa dei nonni, i nonni sicuramente hanno un'altra casa. Quindi lui riesce probabilmente ad essere proprietario di 4 o 5 appartamenti, dico brutalmente. Cioè, mi sta dicendo non ha stimoli? Non ha stimoli se il mercato funziona. Se il mercato non funziona e gli appartamenti non li vende, deve solo sperare che arrivino i cinesi, perché questa poi è buona parte, sta già avvenendo in alcune zone del centro Italia, dove le case di campagna di figli che ce n'hanno tante vengono vendute prima agli olandesi, poi agli inglesi, adesso sono arrivati i cinesi. Perché sono loro che fanno il mercato. Chi fa il mercato garantisce la tranquillità e la sicurezza di quel poverino che ha una piramide di appartamenti sulla testa. Che da una parte dice, ma è ricco? Probabilmente non è ricco. Ecco, stavo per fare questa osservazione. Forse non è ricco, però automaticamente poi, dato che la ruota della vita gira, c'è una ridistribuzione che è assicurata dall'eredità. Su questa eredità forse bisogna intervenire un po' di più per redistribuire, cioè sei alloggi per un solo erede sono anche tanti forse. Ma sa, l'eredità è una delle cose più, forse che stanno sul tappeto di più in America assolutamente. C'è una tendenza molto berlusconiana a dire eliminare le tasse ereditarie. Le imposte ereditarie. Perché così una cosa quale quella che lei accennava potrebbe pensare, far pensare al contrario. Mettiamo vincoli, mettiamo tassazioni sugli appartamenti e le proprietà in modo tale che mettiamo più soldi in giro, non li immobilizziamo nel poverino che ha gli appartamenti. Con buon senso l'una e l'altra cosa. Però il vero problema, naturalmente, è se c'è un problema umano, questo è ancora peggiore, però il problema di quell'omino che ha due genitori, quattro nonni e due bisnonni, non è un problema di solitudine, non ce l'ha, è un problema di gestione delle relazioni umane, quelle sì, se non c'ha un po' di fratelli, anche perché probabilmente è pure solo, non c'ha neanche i fratelli e i cugini che lo aiutano su questa, ma è il problema della gestione finanziaria di tutto l'apparato, di tutto l'asse ereditario. Perché l'asse ereditario costa, è enorme da un certo punto. Diciamo, per uno magari ricco sarà un palazzo in centro città, due ville nel contado, la casa a Monte Carlo, e vabbè, ma anche per una persona normale, il contadino abruzzese che è venuto a fare l'impiegato a Roma e che tutti i sabati torna a casa, e beh, c'è la casa, c'è il nonno, c'è il nonno che c'ha il casolare, il giorno in cui si deve occupare di tutta sta roba, per lui sarà un disastro. Ecco. Usciamo dal caso singolo, del singolo nucleo familiare, proviamo a guardare nell'insieme, da un punto di vista dell'iniziativa politica, che cosa si potrebbe fare per rimettere in moto questa macchina?
che è, credo, necessariamente anche una macchina alla lunga di rinascita di una famiglia con figli almeno tali da compensare la perdita per i decessi, almeno, e anche una società in cui appunto c'è l'ascensore sociale per cui si può migliorare nella propria vita, e forse tutto questo non si può disgiungere da una redistribuzione che deve fare la politica dei beni del paese. Non sto pensando ai piccoli e medi patrimoni, sto pensando agli enormi patrimoni che rappresentano in un 1% della popolazione un 90% delle risorse. Ma vede, il problema è questi argomenti che toccano la famiglia, i figli, riguardano anche un problema di immaginario collettivo. Dicevo quando ho cominciato, io ho fatto 8 figli, Ettore Bernabé ne ha fatti 8, i miei figli e i figli Bernabé si sono tutti incrociati, tranne io e lui non ci siamo incrociati, tranne una volta quando mia moglie era gemelli, ma insomma gli altri fratelli si sono tutti, avevano tutti un gusto della vita che aveva suo padre in maniera straordinaria, una vitalità, una voce tonante. Io non ce l'ho, però c'ho il gusto della vita, che derivava dal fatto che l'immaginario collettivo di chi aveva fatto la guerra, di chi aveva visto la povertà, di chi aveva visto i tedeschi in giro con le scarpe chiodate, le mitragliette per strada, era l'immaginario collettivo, era la libertà, l'allegria, la forza di spinta, e famo più figli possibile. Questo, io questo lo capisco. La politica non la fai senza immaginario collettivo. Ma, se la politica la fai su il reddito di cittadinanza, tanto per dire una cosa già citata da Bernabé, non è immaginario collettivo, è un immaginario collettivo povero, no? Come dice, vabbè, allora qua, dove lo danno l'immaginario? Passivo, dove danno il reddito di cittadinanza? All'INPS, vado all'INPS o vado al. Ecco, ma la domanda è proprio quella più difficile, cioè come costruiamo questo nuovo immaginario collettivo? Io raccontavo prima a tavola che quando con i risparmi fatti lavorando durante l'università ho comprato una 500, mi sono fatta tutta l'autostrada del Sole appena inaugurata e mi sono sentito libero, mi sono sentito cittadino, mi sono sentito autonomo, sono stato felice. E oggi bisogna ridare un'autostrada del Sole simbolica a queste generazioni. E se non la vede un sociologo come lei, quale può essere l'autostrada da offrire? Ma io non la vedo, nel senso che il mestiere mi ha insegnato a non fare previsioni. A non fare previsioni e non illudermi. Tanto ma chi deve inventare scenario? Chi deve inventare scenario? Loro, certamente, però diamogli uno spunto a cui attaccarsi. Ma secondo me bisogna. L'immaginario collettivo è un qualcosa di fideistico, non è razionale. Bisogna credere. Bisogna crederci. Il razionale non fa. Un uomo razionale non crea un immaginario collettivo. Quindi per sognate e anche siate per folli, dire due come persone che Jobs. Ho visto lavorare insieme. Moro Presidente del Consiglio, Nenni Vicepresidente del Consiglio, due persone totalmente diverse, di qualità diversa. Moro era troppo razionale per creare immaginario collettivo. Proprio ci parlavi e diceva vabbè. E Nenni no, Nenni era un popolare, un casinato, che però creava slogan, magari cose incredibili. No, ma oggi gli slogan li abbiamo in quantità, professore. Però lo slogan va inventato bene, se no lo slogan è come il fatto di cronaca, crolla il giorno dopo, cioè il fatto di cronaca tiene l'attenzione per un giorno, il giorno dopo non c'è più. Siamo attenti agli slogan attuali, il fatto vero è che qui ci vuole una dimensione di prospettiva di lungo periodo di una società che finora, lo dico per avendola per 50 anni annualmente descritta,
che si ritrova molto nel continuismo. Questa è una società continuista. Non a caso ho detto prima. Il continuismo ha degli aspetti positivi, è la stabilità, è la sicurezza. Però lei dice un continuismo che si autoalimenta. Il continuismo probabilmente poi è un continuismo che sviluppa stanco, soluzioni continuiste soltanto. Bisogna sviluppare soluzioni non esclusivamente continuiste. Nuovi stimoli per... Naturalmente, una gran parte... La tecnologia parte, ne darà, c'è cioè l'intelligenza italiana, artificiale società... in arrivo, cioè la tecnologia dà degli stimoli. Gli stimoli, la società italiana, l'ha presi anche dai momenti di rottura. Adesso stiamo facendo un discorso sui 50 anni del 68. Beh, la società italiana fra il 66, 67 e, 70, e l'81 ne ha viste tante. Le ha metabolizzate e ha stabilito che si continuava. Però qualche cosa di quella rivoluzione se l'è portata appresso sostanzialmente. Sentiamo se c'è qualche domanda. Ne abbiamo tempo per una in tutto. Una, forse due, se sono veloci le domande e le risposte. C'è una mano laggiù, naturalmente sempre dal lato opposto, Daniela. Salve, sono Andrea Arcidiacono. Le volevo fare una domanda. Lei ha parlato molto di narcisismo della società odierna, ma volevo chiederle, il figlio non può essere visto anche in chiave narcisista, in cui il figlio è un prolungamento di me stesso e io plasmo una persona? Non ho capito. Dunque, la domanda è grazie. Che lei ha parlato molto di questo narcisismo, di questa tendenza soggettivista a vedere solo se stessi, ma fare figli non potrebbe essere un altro aspetto di questo narcisismo, cioè io mi prolungo nei miei discendenti, io mi proietto nei miei discendenti. In fondo la nostra generazione è anche cresciuta e ha preso l'ascensore sociale perché i nostri genitori ci volevano veder salire, e questo poteva essere interpretato anche come una forma di autosoddisfazione, di narcisismo. Aie. Ce ne sono degli altri. Ma vede, il narcisismo c'è in tutti, no? Ho l'impressione che è difficile pensare al narcisismo in una logica generativa. Non si fa un figlio perché si pensa di continuare se stessi. Almeno. Avendo fatto 8 volte l'esperienza, non ci ho pensato, vedete. È difficile che ciascuno di voi, se pensa un giorno che farà l'amore con una donna, pensa che sta facendo un atto, un figlio per narcisismo. È una delle poche cose, anzi, perché il rapporto sessuale diventa necessariamente un rapporto con un altro, con l'altro. Noi pensiamo sempre che il rapporto sessuale sia possessivo, specialmente nei maschietti, e quindi sia soggettivista e narcisistico. No, il rapporto con l'altro è talmente drammatico che ti rende impossibile il narcisismo, il soggettivismo a oltranza, l'egoismo personale. Quindi un figlio, per certi versi, può essere considerato, come lei credo voglia considerarlo, come un elemento di narcisismo, di continuazione di se stessi. E invece può essere anche l'accettazione dell'altro comunque. Perché comunque quando lo vedi in una culla dice questo chi è. E quando lo vedi a 18 anni, quando fa licenza liceale, lo guardi e dice questo chi è. Il figlio è un elemento, sì, credo che il rifiuto del figlio sia proprio non soltanto il narcisismo di andare alle Maldive se mi va senza dove pensare dove sta il figlio, ma è proprio il rifiuto del figlio come elemento di contraddizione. Il figlio è veramente altro da te e noi oggi non sopportiamo l'altro da te. Quindi interrompe quel continuismo in certo senso. È un atto dirompente avere lì quella creatura che mi domando chi è. Allora, io ringrazio il professor De Rita, ringrazio il professor Bernabei
Riflettete sulle cose che avete sentito, non si digeriscono rapidamente, bisogna metabolizzarle. La prossima volta, che è lontana, il 10 aprile, perché adesso c'è un intervallo, qui ci sono esami, eccetera, cambieremo completamente discorso, parleremo della scienza e delle donne nella scienza, lo faremo con due studiose molto importanti, Manuela Raimondi e avremo una fisica del CERN che non vi rivelo, non è la Amalia Finzi che vedete nel vecchio elenco, lo trovate la Franca Pastrone nel nuovo. Poi ritorneremo su questi temi, dopo aver fatto questo pomeriggio dedicato alla scienza e alla scienza al femminile, torneremo a parlare di demografia e dei problemi che sono connessi con la demografia, quindi anche del problema della previdenza e della sanità pubblica. Grazie di essere stati qui, grazie soprattutto a lei, professor De Rita, grazie, e al professor Bernadotti.